Sono le 8 in punto, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. E allora stamattina cominciamo intanto con la cronaca, andiamo a Palermo, estorsione nei lavori della nuova stazione marittima, due arresti ai domiciliari, il direttore tecnico e il direttore di cantiere della società di Roma che ha realizzato le opere. Sono accusati di avere preteso soldi dalle ditte subappaltatrici. Avrebbero preteso soldi dalle ditte subappaltatrici nei lavori di restyling della stazione marittima al porto di Palermo. Con l'accusa di corruzione, i finanzieri del comando provinciale del capoluogo siciliano hanno eseguito un'ordinanza con la quale il GIP del capoluogo, su richiesta della procura diretta da Maurizio De Lucia, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti del direttore tecnico di Canossa di Puglia e del direttore di cantiere della società di Roma che si è aggiudicata l'appalto per realizzare il nuovo Cruise Terminal per le navi da crociera a Palermo. Secondo l'accusa, i due indagati avrebbero preteso dai titolari di tre imprese subappaltatrici un illecito pagamento di somme di denaro extra, una tangente che arrivava fino al 30% del valore dei lavori affidati, minacciando che, in caso di rifiuto, sarebbe stata preclusa la prosecuzione delle attività. Alle minacce sarebbero poi seguite pesanti ritorsioni, come controlli a sorpresa, nonché il ritardo nel pagamento delle fatture. Un imprenditore ha ceduto, due invece si sono ribellati, segnalando alle appaltante quello stillicidio di ricatti che andava avanti ormai da mesi. In un caso sarebbe stato accertato che il titolare di una delle imprese vessate avrebbe pagato 80.000 euro di tangenti, di cui 45.000 in contanti e 35.000 tramite bonifici bancari su un conto corrente intestato alla madre del direttore di cantiere. Oggi gli arresti. E restiamo ancora alla cronaca, truffa dell'acqua alle Eolie per la Procura di Barcellona. Una società di navi cisterne di Napoli per 6 anni ha dichiarato di rifornire gli acquedotti delle Eolie con più acqua potabile del vero. 44 gli indagati, fra questi l'ex sindaco di Lipari Giorgianni e il capo della Protezione Civile in Sicilia. Cocina 500.000 di euro i profitti indebiti ai danni del Ministero della Difesa. C'è anche il dirigente generale della Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina, fra i 44 indagati per una frode in contratti e truffa aggravata ai danni dello Stato che si sarebbe consumata dal 2016 al 2021 nelle forniture pubbliche di acqua potabile destinate alle isole Eolie. Con lui anche il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, l'ex vice sindaco Gaetano Orto. L'inchiesta della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto riguarda le forniture di acqua potabile in emergenza per 6 isole gestite dalla società armatrice Marnavi S.p.A. di Napoli, che risulta oggetto giuridico dell'indagine. Secondo l'accusa, per 6 anni la società armatrice delle navi cisterne che rifornivano di acqua potabile le 6 isole Eolie faceva figurare sulla carta di fornire le vasche che alimentano l'acquedotto con quantitativi maggiori di acqua rispetto a quelli realmente forniti. Il danno in termini economici quantificato durante le indagini coordinate dal procuratore Giuseppe Verzera e dalla sostituta procuratrice Emanuela Scali e condotte dalla Guardia di Finanza è di circa 555.000 euro. Secondo l'accusa, il Ministero della Difesa, che finanzia l'appalto per l'erogazione dell'acqua nelle isole che godono dello statuto speciale, pagava a sua insaputa per l'infedeltà di funzionari pubblici quantitativi di acqua più elevati rispetto a quelli effettivamente consegnati. Le 6 isole sono quelle amministrate dal comune di Lipari, ovvero Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli. E siamo al ponte di Ogni Santi, migliaia di catanesi in visita al caro estinto, scatta anche il piano straordinario del comune, sono stati rafforzati i servizi di collegamenti con il cimitero di via Acquicella che resta l'osservato speciale. Navette potenziate, un accurato piano di viabilità, acqua nelle principali fontane, pulizia straordinaria dei vialetti e rimozione delle erbacce con particolare attenzione all'ingresso dei 3 cancelli dove sventolano anche 2 bandiere nuove. Il cimitero di Catania è ora più accogliente dopo un vero e proprio tour de force dell'amministrazione comunale, strigliata anche da un nostro servizio denuncia che aveva indotto il sindaco Trantino a chiedere scusa ai catanesi. Anni di abbandono e di approssimativi interventi di manutenzione non potevano certo essere risolti in poco tempo, come conferma l'assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Petralia, che ha ereditato un camposanto in condizioni disastrose. Lavori intensi di cura del verde, di manutenzione delle strade, di pulizia anche delle caditoie sia all'interno che all'esterno del cimitero e interventi continui che riguardano il sistema idrico che purtroppo presentava numerose lacune e problematiche. E mentre gli addetti alle manutenzioni lavoravano per riportare un po' di decoro, qualcuno profanava l'ennesima tomba. Noi siamo vicini alle famiglie
famiglie. Stiamo cercando di garantire in questi giorni un maggiore controllo grazie al supporto della Polizia Municipale, ma nei periodi successivi sarà necessaria una vigilanza più attenta, dei sistemi di videosorveglianza efficaci e specialmente quello che è il controllo adeguato di accessi e uscite. Da quest'anno un'app consentirà di individuare i 25 bagni chimici aggiuntivi e diverse auto elettriche sono a disposizione dei soggetti non deambulanti. Rafforzati i servizi a MTS con 7 vetture che fanno la spola dal parcheggio del Divino Amore all'area cimiteriale. Potenziate anche le corse per raggiungere via Acquicella con partenze da Piazza Alessanzio, Cannizzaro e Stazione Ferroviaria. E stamattina a Buongiorno Sicilia ci occuperemo di diabete ed il rischio per i nostri occhi. Parleremo anche di medicina con il medico di famiglia più giovane d'Italia e poi la crisi del commercio. Ma intanto con Emanuela Corsi vediamo cosa i giornali stamattina ci raccontano. Intanto quelli siciliani, poi vedremo anche quelli nazionali. Sì, partiamo dalla Repubblica Palermo. Nel taglio alto vediamo la vicenda delle mazzette per la stazione marittima di Palermo, inchiesta nella filiera degli appalti dopo la denuncia di Pasqualino Monti, 2 gli arresti, come abbiamo sentito anche nel nostro servizio, ci sono anche dei verbali, parla sottovoce che ci ascoltano, così chiedevano le tangenti. E poi il titolone di oggi è questo: Sicilia, deserto industriale nel taglio medio per la fabbrica ex Fiat di Termini Imerese, 3 cordate in corsa, ma l'unica certezza è la fine della cassa integrazione. Nell'isola gli occupati del settore manifatturiero sono scesi al 9,3%, la metà della media nazionale. Blue Tech, 760 operai in lotta da 12 anni, è il simbolo del declino. Sanità, Regione, carte false per il Covid Center, via all'inchiesta penale. Vediamo ancora in prima pagina su Repubblica Palermo il caso Schifani e La Galla, lite sul mega party del miliardario giapponese. Questo magnate giapponese che si chiama Kaoru Nakashima ha scelto Palermo per festeggiare i suoi 73 anni, ha affittato per diversi giorni tutte le stanze del Grand Hotel Villa Igea e i teatri Massimo e Politeama, ma ha anche prenotato camere in altri alberghi, una sortita che ha scatenato una lite tra il governatore Schifani e il sindaco La Galla. Ecco, Schifani non ha apprezzato questo gesto dice i soldi poi quantomeno dateli in beneficenza. Questo monopolio che è stato autorizzato dal sindaco. Campobello di Mazzara, ci sarà un letto per i fantasmi degli ulivi. Vediamo la fotonotizia di oggi, la recensione, i Florio anti-Gattopardi disprezzati dai nobili. E poi per quanto riguarda la Serie B Palermo-Sampdoria, quella sfida decisiva con il boss in tribuna, una storia in prima pagina quest'oggi. Andiamo a vedere però all'interno, a pagina 2, la crisi, cassa integrazione, rebus pensioni, il futuro sospeso degli operai. Blue Tech, 3 offerte per rilevare lo stabilimento di Termini Imerese, il 4 novembre scade la cassa, ennesima assemblea dei lavoratori, siamo punto e a capo, sempre più delusi. Vediamo le proteste sotto appunto l'assemblea degli operai Blue Tech, una manifestazione degli operai del petrolchimico di Gela e un sit-in dei tecnici Pfizer di Catania. Questa è un po' tutta, ti facciamo vedere anche nell'altra pagina perché appunto sono suddivise le foto anche su 2 pagine. Questo è quello che sta accadendo nella nostra regione, quindi dal petrolio all'high tech, la desertificazione di quello che doveva essere il sogno industriale della Sicilia. Un lungo elenco di chiusure e di cure dimagranti ha portato l'isola ad avere il 9,3% di occupati nel settore manifatturiero, la metà della media dell'intero paese. Poi c'è questa foto che è evocativa, la foto aerea della raffineria di Gela è il simbolo di come l'industria siciliana sia appunto in declino. Vero problema questo per la nostra economia.
per l'occupazione, per l'economia, chiaramente con tutte le ricadute del caso. Poi l'inchiesta, le mazzette per la nuova stazione marittima, due referenti dell'azienda finiscono ai domiciliari, le irregolarità nella gestione dei subappalti denunciate appunto da Pasqualino Monti. Qui vediamo una foto del porto, di questo porto ristrutturato da pochissimo tempo, dove è stata scoperta questa truffa. La finanza ha scoperto che sono stati pagati 80.000 euro ed è stata sequestrata anche una BMW. L'indagine è scattata ad agosto del 2022. Direttore tecnico e direttore del cantiere, che sono i due finiti ai domiciliari, intascavano il 30% delle somme dei lavori. E poi ci sono questi verbali, così chiedevano la tangente, parla sottovoce, che ascoltano. Due imprenditori si sono rifiutati di pagare, uno invece ha ceduto ai ricatti. Questo è quello che è emerso in queste ultime ore per quanto riguarda quest'opera di Palermo. Andiamo adesso a vedere la prima pagina della Sicilia. E allora Giorgetti, che suona la sveglia sulla manovra. L'iter in Parlamento, il ministro conferma la linea della prudenza sui conti, ma si profilano possibili aggiustamenti. Poi vedremo meglio leggendo. Quindi gli emendamenti saranno possibili? Ci saranno. Mentre era stato annunciato che non ce ne sarebbero stati. Le intenzioni erano quelle di fare una manovra veloce, così aveva detto la Meloni, quindi di evitare tutta la parte dei correttivi e degli emendamenti, però così non è. E fotonotizia, l'Unione fa la forza, i sindaci dei comuni di Etna, Nebrodi e Valle dell'Alcantara insieme al lavoro per una nuova strategia di comunicazione. Governatore Tardino dal Ministero, Salvini arbitro nel braccio di ferro ingaggiato da Lombardo con Schifani. Abbiamo visto che in questi ultimi giorni Lombardo si è un posto, diciamo, in contrapposizione al governatore Schifani, e Salvini tenta però di mediare. Salvini, che ha un ottimo rapporto con Schifani, è alleato anche comunque di Raffaele Lombardo nel suo movimento per le autonomie. È un po' l'ago della bilancia, esatto. Sta cercando di fare da pacere. Vediamo nel taglio alto, pioggia di bombe su Gaza, Israele, abbiamo distrutto il centro logistico di Hamas, il depistaggio di via D'Amelio, c'è una novità, spunta un vecchio documento del sopralluogo di Scarantino, il collaboratore di giustizia mai trasmesso a Caltanissetta. Vediamo se ci sono altre notizie in prima pagina. E allora nel taglio alto c'è la Serie C. Ieri la conferenza stampa del vicepresidente del Catania Grella, Catania che oggi è di scena a Brindisi. Grella non molla, possiamo ancora tentare di vincere. Il vicepresidente del Catania evidentemente vuole continuare su quella che è la sua linea, tracciata con l'ingaggio di Tabiani, però è stato anche piuttosto chiaro: o si cambia o altrimenti, insomma. Non so se era un po' a sorpresa, però secondo me sì, c'è questa difesa comunque di Tabiani. La difesa di Tabiani non è una sorpresa, perché Tabiani è stato scelto dalla dirigenza, dalla società, e quindi il progetto dovrebbe andare avanti con Tabiani. Adesso sarà il campo a dire se sarà così oppure no. Poi Catania, un po' di cronaca che viene richiamata in alto, forzano l'alto della polizia e causano un incidente. Sempre a Catania, sul SUV con un chilo di cocaina è stato arrestato un albanese. Ad Acicatena un uomo rimane schiacciato sotto il furgone, è grave, e a Giardini Naxos ruba e usa il bancomat della badante. La donna è stata denunciata. Andiamo a vedere invece la prima pagina della provincia di Catania, sempre della Sicilia, il cimitero. Ne abbiamo parlato anche nei nostri servizi, ricordo e piaghe eterne. Ieri bassa affluenza di visitatori al Camposanto di via Cuicella, oggi invece atteso il pienone. Un'altra ricorrenza tra le vecchie carenze in attesa dei lavori da 1,5 miliardi arrivate in extremis. Attivate in extremis le fontanelle dopo una perdita alla rete idrica. Nel taglio alto a Catania, edicole come chioschi all'attenzione del comune, il decreto della regione, l'assessore, alimenti e bevande potrebbero dare risposta alla crisi. Ne abbiamo parlato, ce ne siamo occupati, una trasformazione delle edicole molto più, diciamo, attuali rispetto a quello che era è sempre stata la loro funzione. Esatto, sarà tutelato però il ruolo dei giornali, lo SNAG buon inizio, ma restino presidio di cultura e informazione.
A Catania due uomini sono stati allontanati dai familiari per ripetuti atti di violenza in casa. E sempre nel capoluogo etneo, ultras della curva sud sotto Daspo non si presenta a firmare deferito. A San Giovanni la Punta, vediamo anche in provincia, lite tra automobilisti, scende dalla Smart e spara ad un 39enne. Lo ha ferito ad una gamba, alla base appunto ci sarebbe un litigio. E poi invece a Paternò la TikToker, figlia del boss, che va come ospite d'onore alla fiera dei morti, il comune si riserva a questo punto di presentare la denuncia. Tra l'altro il comune, che subito ha preso le distanze, ha detto è stata l'associazione che ha organizzato la fiera ad invitarla, noi non c'entriamo niente. C'è il patrocinio niente. Comunque del comune, esatto. Che adesso si riserva di tutelare il suo buon nome, ovviamente. Nel taglio basso c'è del Cricche, resta schiacciato sotto il furgone ad Acicatena, un 25enne che stava riparando il mezzo è rimasto gravemente ferito. E ancora, per quanto riguarda la viabilità, asse dei servizi, chiusura alternata di corsie per lavori. Passiamo adesso al giornale di Sicilia, ecco qui l'apertura, lo scandalo del porto, quindi lavori al porto con Mazzetta, arrestati due dirigenti della ditta che aveva in appalto il restauro della stazione marittima di Palermo, avrebbero preteso tangenti da alcune imprese con ricatti e minacce. La denuncia partita dal presidente dell'autorità Pasqualino Monti dopo le segnalazioni delle vittime, sequestrati 80.000 euro. Parla Agueci, ex magistrato, onestà e lealtà per tenere la barra dritta. Salvini, ecco qui la politica siciliana a Roma, però Salvini conferma la fiducia a Schifani, intesa sul ponte, incontro al ministero, al centro del colloquio le opere da realizzare in Sicilia, faccia a faccia per stemperare il clima dopo le critiche del Movimento per l'Autonomia appunto di Lombardo. Il ministro, bene il lavoro della regione. La fotonotizia è dedicata invece alla guerra in Medio Oriente, nel cuore di Gaza, feroci combattimenti, continua il bombardamento dell'esercito israeliano. Ancora vediamo altre notizie, Caltanissetta, depistaggio per quanto riguarda la strage di Via D'Amelio, il procuratore generale coinvolti, servizi segreti, si è aperto il processo d'appello contro tre agenti, faremo piena luce. Ancora incendi in Sicilia, a Cefalù, trovati due inneschi, forestale in azione, erano pronti per essere usati. A Casteldaccia, un'altra zona del Palermitano gravemente colpita dagli incendi nelle ultime ore, conta dei danni. Si conferma allora quella che è la teoria, che gli incendi sono spesso praticamente legati all'azione dell'uomo. Quasi sempre legati all'azione dell'uomo. E poi sempre a Palermo la festa del miliardario, che è diventato un caso politico, l'imprenditore giapponese che sarà in città con 1.400 ospiti. La Gazzetta del Sud di oggi, vediamo l'apertura, regione e governo, c'è sintonia, focus sul ponte ma anche su altre opere viarie e ferroviarie in Sicilia, ribadito a Roma l'impegno comune tra il vice premier Salvini e il presidente Schifani su quelli che sono i temi infrastrutturali. Per quanto riguarda le infrastrutture, faccio vedere questa fotonotizia a Messina, viadotto Ritiro, tutto fermo sul più bello. Doveva essere consegnato a dicembre. Sì, esatto, si parla appunto di infrastrutture che andranno avanti, ma in realtà ce n'è qualcuna che ancora è ferma al palo, come si suol dire. La ricostruzione del tratto autostradale è a buon punto, è al 96%, però ancora non è stata completata. Cioè, bisogna rinviare probabilmente l'inaugurazione al nuovo anno, se si va così lenti forse si vedrà il viadotto Ritiro il nuovo anno. Speriamo invece ci possa essere un'accelerazione e quindi saremo tutti contenti e felici. Ci fermiamo, fra poco torniamo da te però, sì. Emanuela, perché ci sarà la seconda parte della rassegna stampa, stavolta però sarà nei giornali nazionali con i fatti non solo italiani ma anche quelli internazionali. A fra pochissimo. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, allora riprendiamo la lettura dei quotidiani, stavolta andiamo su quelli nazionali con i fatti anche che succedono all'estero, internazionali. Soprattutto perché continua ad essere in primo piano chiaramente la guerra in Medio Oriente, lo vediamo per esempio con la prima pagina del Corriere della Sera di oggi. Gaza, bombe e scontri tra le case, colpiti campi profughi, Israele, base di terroristi, Hamas,
presto liberi ostaggi stranieri. Decine di vittime, la risposta, giornata di rabbia, razzi dallo Yemen. A Parigi intanto stelle di David su negozi ebrei, e poi andremo a vedere bene questa notizia. Bibi Netanyahu disse a Meloni no a un'altra Dresda. In retroscena dell'incontro, confidiamo che la solidarietà dell'Italia resterà inalterata quando inizieremo le operazioni di terra. Nelle parole di commiato rivolte da Netanyahu a Meloni c'era la determinazione di Israele a sconfiggere definitivamente i terroristi, ma si avvertiva anche il timore che alla lunga l'Occidente possa prendere le distanze da Tel Aviv. Si parla anche di maltempo, questa volta invece veniamo ai fatti di casa nostra. Questa fotonotizia di oggi sul Corriere: nubifragio a Milano, strade allagate, lite tra comune e regione. Colpito il nord, esonda il fiume Seveso, blackout e disagi. L'Italia spaccata veramente in due dal punto di vista climatico. Non è la prima volta che vediamo fatti del genere, però ancora una volta vediamo il nord Italia flagellato dal maltempo, con alluvioni, con nubifragi, e il sud invece che continua a godere di un'estate assolutamente prolungata e decisamente fuori stagione. Di spalla pensioni, tagli, tasse al lavoro, sui fondi, la manovra in aula. L'inflazione intanto scende all'1,8%, una buona notizia, però il PIL resta fermo allo zero. La finanziaria in aula al Senato ed è caccia ai fondi per sostenere la riduzione del cuneo fiscale e dell'IRPEF. L'inflazione intanto scende appunto all'1,8%, fermo il PIL. L'analisi PNRR, più luci che ombre. E poi si continua a parlare di Saman Abbas, quella giovane che voleva vivere all'occidentale, che è stata uccisa, presumibilmente, verosimilmente, dalla famiglia. Il fratello parla al processo e racconta: vidi lo zio e Saman la prese per il collo. Questa è la ricostruzione della sera del delitto. È stato minacciato, ma dirò la verità, vidi lo zio prendere per il collo Saman, ha detto così in aula appunto il fratello della vittima, super testimone di questo brutale omicidio. Andiamo a vedere all'interno, in primo piano appunto il Medio Oriente, le immagini della continua devastazione, colpito un campo profughi, lo vediamo in questa immagine in grande, l'esercito stringe su Gaza City, Israele, Jabalia, si nascondeva un comandante di Hamas, sono decine le vittime. E ancora quest'altra notizia: Parigi, stelle di David sulle case, il razzismo da anni 30, una sessantina del diciannovesimo arrondissement a Roma, vandalizzate due pietre d'inciampo. Dal 7 ottobre 857 segnalazioni e 414 arresti, l'Eliseo rafforza la sicurezza attorno a scuole e sinagoghe. Era 14esimo comunque, non 19esimo. L'ambasciatore di Israele è il marchio sulla giacca, questo è il caso che invece è accaduto all'ONU. Ancora un'intervista: siamo ormai entrati in una guerra mondiale, gli ebrei sono nuovamente nel mirino. Sansal, scrittore algerino, anti-islamista, ci si schieri. E sempre in Francia, donna minaccia di farsi saltare, polizia invece le spara. Queste alcune notizie che vengono riassunte appunto in questa pagina del Corriere di oggi. Le tensioni sono tantissime ed elevatissime. Assolutamente. Poi il caso Saman, il pianto del fratello di Saman accusa il padre che si trova a pochi metri da lui. A Reggio Emilia il 18enne ha testimoniato dietro un paravento le parole contro lo zio e contro i cugini. Il processo, il ragazzo potrebbe essere indagato come gli altri familiari però di concorso in omicidio. Qui vediamo i volti dei protagonisti di questa tragica storia: la vittima Saman in alto, la scomparsa a Novellara,
Saman Abbas, 18enne di origini pakistane, scompare nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio del 2021. Il no alle nozze combinate. Saman sarebbe stata uccisa perché si era opposta al matrimonio combinato in Pakistan dalla famiglia. In cella finisce il padre Shabbar e altri tre parenti. Resta ancora latitante la madre. E poi il ruolo dello zio e dei genitori. A ucciderla la stessa notte della scomparsa sarebbe stato proprio lo zio, con la complicità dei genitori e dei due cugini. E poi si vedono anche alcuni fotogrammi dove, grazie ai quali hanno anche ricostruito quella notte e poi la fine di questa giovane che era inizialmente scomparsa ma che poi è stata uccisa. Dicevamo, l'altra notizia di oggi è quella relativa alla meteo. Piogge e vento, record al nord, il Seveso allaga ancora Milano, bombe d'acqua e raffiche continue, tragedia sfiorata in Versilia, in Veneto resta l'allerta rossa. Vediamo questo reportage sul lago di Como, questa foto, qui siamo a Forte dei Marmi e poi qui vediamo l'esondazione del Seveso a Milano. Quindi, E non è la prima volta però che avviene questo, la lite con la regione e il comune riguarda alcune vasche di contenimento che dovrebbero in qualche modo trattenere, insomma filtrare l'acqua e evitare che ci si arrivi. Però di queste vasche forse ne è in funzione soltanto una, ne mancano altre tre e quindi vedremo che cosa succede. Diciamo che è sempre la polemica che poi accompagna questi eventi, cioè la mancata manutenzione, la mancata anche prevenzione, perché diciamo che di acqua non si è mai morti, però se non... Purtroppo negli ultimi anni ce ne sono state troppe tragedie e continuano ad esserci. Dovremmo interrogarci anche su cosa facciamo noi per evitarle. La Repubblica di oggi, quindi cambiamo quotidiano, vediamo la prima pagina. L'inferno di Jabalia, feroci combattimenti di terra tra esercito israeliano e Hamas nella striscia, raid aerei colpiscono campi profughi, Tzal uccisi il comandante degli attacchi del 7 ottobre, centinaia di terroristi. I jihadisti, 50 morti e 150 feriti civili. A Parigi, infamia antisemita, stelle di David su case e negozi ebrei. Questo è un po' tutto il sommario che fa Repubblica. Questa è una bruttissima vicenda, testimonia come effettivamente anche Parigi, quindi l'Europa, stia subendo il conflitto, fra virgolette subendo, però sono i riflessi di quello che accade in Medio Oriente. È una guerra che sta allargando sicuramente i suoi orizzonti. Vediamo il campo profughi in questa foto, appunto dopo l'attacco israeliano, e poi questa stella di David che è stata appunto disegnata su un palazzo. Di spalla vediamo l'Italia che non cresce, PIL a zero, l'allarme di Visco, attenzione al debito, ancora il buco di bilancio e si parla anche di premierato, La Russa, dicono all'antiribaltone. Nel taglio basso economia, l'Ilva è morosa, servono 320 milioni per non chiudere, il Seveso esonda e Milano va in tilt, meteo sotto accusa e poi l'addio a Ferrero, il gentiluomo dei libri. Era nato lo scrittore critico letterario, nato nel 1938 e morto nel 2023 ieri. Vediamo all'interno velocemente la guerra, infuria la battaglia nella striscia di Gaza, strage a Jabalia, raid aereo su una zona residenziale durante un'operazione sul terreno, estratti 47 corpi. L'esercito israeliano accerchia la città e punta a isolare l'area controllata da Hamas. Alcuni palazzi si sono ripiegati su se stessi, come se il terreno avesse ceduto. Secondo l'esercito israeliano, lì sotto correrebbe la rete di cunicoli sotterranei in cui si annidano i miliziani che hanno appunto attaccato il 7 ottobre, probabilmente dove si trovano anche gli ostaggi. Quindi, e poi l'orrore nel campo dei profughi, a mani nude tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, questo è il racconto, 6 bombe da una tonnellata sganciate su uno dei luoghi più densamente popolati del mondo, addirittura si teme che i morti siano diverse centinaia. Passiamo una adesso. Una tragedia davvero per l'umanità. Infinita, tra l'altro le previsioni sono quelle di una guerra lunga, sono le parole che ha utilizzato Netanyahu per primo. La Stampa, strage al campo profughi, anche qui vediamo corpi estratti sotto le macerie, qualcuno tenta di salvare il salvabile.
E poi c'è un'altra notizia sulle pensioni, il bluff di quota 103. Il via anticipato nel 2024 solo per 15.000 lavoratori, assegni tagliati fino al 17%. Medici in sciopero, parla Giorgetti, sul debito è suonata la sveglia, non va sottovalutato, Visco lascia, c'è il rischio stagnazione. Andiamo a vedere ancora qualche quotidiano, qualche prima pagina, abbiamo credo pochi minuti a disposizione. Un minuto ancora. Sangue nei campi profughi, siamo al Fatto Quotidiano di oggi, USA, Stati Uniti in rivolta contro Biden, bombe e scontri, decine di morti, Fatah, giorno della rabbia. Ancora il giornale. Vediamo orfani di Soumahoro, oggi si ritorna a parlare del deputato di Verdi, a sinistra sapevano dei guai della coppia di famiglia ma lo hanno candidato lo stesso, la vicenda è lo scandalo che riguarda la moglie e la suocera che gestivano delle cooperative proprio per accogliere i migranti, ma a quanto pare avrebbero truffato con questi soldi dello Stato, insomma avrebbero truffato lo Stato perché erano soldi che poi venivano spesi per altro. E dovevano essere destinati ai migranti. Invece. Esatto, e per lui scoprono il garantismo, cortocircuito buonista. E poi in alto, vizi pubblici e meriti privati, italiani per debiti e depositi siamo i più virtuosi in Europa. Libero, avviso ai fan di Gaza, scrive Hamas, ci minaccia. Il leader agli italiani, siete stragisti. Il nemico uccide, c'è chi riesce a non riconoscerlo, l'articolo di Capezzone. E il governo schiera 400 soldati contro il terrorismo. Fuoco filo palestinese, fumettisti israeliani via da Lucca Comics. Questa è l'apertura di oggi di Libero. E poi c'è mezza Milano sott'acqua nella fotonotizia. Ecco perché è colpa dei verdi. Dice sempre Libero. Ci fermiamo qui almeno per il momento con la rassegna stampa, ci torniamo con altre notizie un po' più avanti nel corso della nostra trasmissione, altra sosta e poi il primo dei nostri ospiti di questa giornata di festa, il primo novembre. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo. Dopo una temporanea tregua, questo mercoledì il tempo volge ad un nuovo cambiamento sulla nostra penisola, poiché raggiunta da una nuova blanda perturbazione. La Sicilia risentirà solo di un po' più di nubi sul territorio, non daranno comunque luogo a conseguenti effetti. Non mancheranno ampi spazi assolati, il tutto con una ventilazione in rinforzo, specialmente sul canale di Sicilia, e con mare sul tratto esposto, localmente mosso, anche molto mosso, sotto costa e a largo. Il contesto climatico si mantiene ancora molto mite per il periodo, con punte massime localmente vicine ai 26-27 gradi. Ora uno sguardo a cosa ci attenderà giovedì. La situazione meteo non cambia, anzi è atteso un graduale e progressivo miglioramento con rasserenamenti sull'isola. Le temperature non avranno variazioni significative, saranno ancora abbondantemente oltre i 25 gradi in alcune località. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito vi attendo sull'app di Trebi Meteo oppure sul nostro sito web. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatela a casa, buonissimo. E allora, proprio così, tutti i giorni, prima del telegiornale, c'è chi la vuole cotta alle 13 e poi anche alle 19.30 su Antenna Sicilia. Il primo dei nostri ospiti, buongiorno al dottore Teresio Avitabile, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei è il direttore della clinica oculistica del Policlinico Rodolico San Marco a Catania. Da domani e fino a venerdì c'è una vostra iniziativa importante perché bisogna proteggere i nostri occhi da quella che può essere una malattia subdola, pericolosa, perché il diabete può attaccare e può creare problemi anche agli occhi. Per questo ci sono 2 giorni di visite oculistiche gratuite. Sì, buongiorno. Il diabete purtroppo è una malattia silente che aggredisce l'occhio. E quando io faccio la lezione agli studenti sulla retinopatia diabetica, è una cecità quella da diabete, prevedibile perché si sa che si acceca da diabete, è prevenibile. Il diabete ormai, non so se possiamo vedere i numeri, è spaventoso, la pandemia. Poi la nostra regione è una di quelle più colpite. Ahimè, forse a causa della... questo è lo screening, c'è un'altra diapositiva, ecco perfetto, i numeri del diabete sono spaventosi,
diciamo che siamo circa 400 milioni, 380 milioni nel mondo di diabetici e nel 2035 sono destinati a raddoppiare, quindi una valanga. Anche nazioni che prima il diabete lo sconoscevano, a causa dell'accesso, diciamo, al benessere, fra virgolette, stanno diventando diabetici. In Italia siamo a circa 4 milioni, il 6% circa della popolazione, ma c'è una buona fetta che non sa di essere diabetico, perché io dico vivono come gli indiani, cioè non si fanno neanche una glicemia, non si controllano. E in Sicilia, come diceva lei, da circa 6%, 6.6% italiani siamo al 7.7, quasi all'8%, cioè 2 punti in più percentuali in Sicilia. Ma c'è una spiegazione perché la Sicilia rispetto alle altre? Probabilmente per la storia della pasticceria siciliana, dei dolci, ma insomma è un fatto anche genetico al di là della battuta, certo. Perché da figli da genitori diabetici c'è buone probabilità di essere diabetici. Senz'altro influisce lo stile di vita, l'alimentazione, hanno il loro peso. Il dato di fatto è che siamo una delle regioni con più alta percentuale di diabete. Il diabete è questa malattia che magari molti di noi, come diceva lei, non sanno di avere. No, lo sanno. Però è silente, no? In sì, alcuni poi, casi. Poi però si fa sentire come. E poi là il diagnosticata problema in ritardo è una tragedia. Quindi vanno fatti prima di tutto degli screening a livello del medico di base, che deve periodicamente prescrivere le analisi, e una volta scoperto che è diabetico deve fare un banale, quello che andremo a fare in questi 2 giorni, gratuitamente telefonando al numero verde di prenotarsi, quello che andremo a fare è un semplice esame del fondo oculare. Come si fa? Si mette una goccina, si dilata la pupilla e in pochi minuti con l'oftalmoscopio si vede il fondo oculare. Se non ci sono lesioni, le linee guida dicono un esame del fondo oculare nel diabete di tipo 2, che è quello dell'anziano, ogni 2 anni. Io direi ogni anno, ma non per tirare acqua agli oculisti che già di lavoro ne hanno tanto. Il problema è che quando lo screening, lo scadenzario è così lungo termine, 2 anni, c'è il rischio che il paziente poi lo dimentica e quindi poi questi 2 anni ne diventano 4, non si sa quanto. Comunque le linee guida dicono ogni 2 anni. Se ci sono lesioni, poi l'oculista deciderà di abbreviare questi tempi. Circa il 30% dei diabetici a 10 anni ha segni di lesioni a livello oculare. Questo 30% va al 70%, quindi quasi tutti, dopo 20 anni. Quindi si sa che il diabete colpisce gli occhi. È la prima causa di cecità nei popoli occidentali, perché chiaramente se prendiamo il livello mondiale la prima causa è la cataratta, perché ci sono una serie di nazioni dove la cataratta non se la possono operare, ma nei popoli occidentali è la prima causa di cecità in età lavorativa, quindi è una tragedia perché molte volte vi colpisce quando ancora sono quarantenni, cinquantenni, dipende a che età hanno preso il diabete. Ma ci sono dei sintomi, lasciamo stare il diabete, ma una persona che si ammala, che ha problemi, disturbi alla retina, alla retinopatia, si accorge di avere qualche problema oppure anche in questo caso sarà davanti? La ringrazio per questa domanda perché è consuetudine quando arrivano inguaiati di dire: ma io fino a un anno fa non avevo sintomi. Bene, la medicina dei sintomi appartiene al passato. Io faccio il paragone dell'automobile: prima si portava la macchina al meccanico quando si fermava, oggi credo che nessuno fa più così, però per la salute molti fanno così. Se noi aspettiamo di avere la perdita di sangue dal naso per capire che siamo ipertensi, proprio non stiamo facendo un buon lavoro, non ci vogliamo bene. Se la donna non fa gli screening mammella e pap test in tempi utili, si affida al buon Dio. Il diabetico che aspetta i sintomi a livello oculare per poter andare dall'oculista ha sbagliato strada, perché è troppo tardi, perché il diabete comincia ad aggredire la media periferia della retina e quindi va avanti e uno non se ne accorge.
quando se ne accorge perché sanguina o perché c'ha un edema della macula, la parte centrale della retina, e quindi comincia a vedere distorto, la storia è già fatta. Esistono, stiamo parlando di prevenzione, ma poi malauguratamente una persona, insomma, si ammala, può risolvere questo problema? Ci sono delle cure? Quando abbiamo iniziato questa chiacchierata stamattina, a prima mattina direi io, ho definito due aggettivi che utilizzano la lezione degli studenti, che è una cecità prevedibile, perché sappiamo che il 30% verrà colpito a 10 anni, il 70% a 20 anni, quindi è prevedibile ed è prevenibile, cioè non è che non c'è niente da fare, c'è tanto da fare, dalla laser terapia alle iniezioni endovitreali, per evitare la cecità. Magari se un diabete aggressivo la storia non si concluderà con 10 decimi, ma comunque fatte le cose in tempo si raggiungono degli obiettivi di un visus residuo utile per condurre una vita normale. L'alternativa è non una ipovisione, è una cecità assoluta, cioè il non poter vedere più se è giorno o notte. Questo certamente è poi un handicap piuttosto serio che va assolutamente evitato, e per evitarlo serve prevenire, anche curare, ma intanto si previene. Ma allora, c'è un modo per prevenire, sì, il diabete? O è una malattia che... Allora, questa domanda la dovrebbe fare gli endocrinologi, perché la scienza va avanti e io non sono endocrinologo. È chiaro che se uno previene il diabete, la retinopatia diabetica non la svilupperà mai, perché la retinopatia diabetica è una conseguenza, certo, del diabete. Chi non è diabetico non lo, certo, svilupperà. Sicuramente ci sono una serie di stili di vita, soprattutto, per cercare di prevenire il diabete. Voi sapete però, io lo leggo così dalla rassegna stampa e voi sicuramente leggete più di me, che l'obesità, per esempio, è in aumento enorme. Ci sono nazioni, per gli Stati Uniti, dove l'obesità, soprattutto nei ragazzi, negli adolescenti, è dilagante. È chiaro che uno sovrappeso svilupperà molto più facilmente un diabete, perché le cellule che producono l'insulina del pancreas sono un numero definito. Se la massa corporea è come se fossero due persone, ci vuole il doppio di insulina. Quindi è chiaro, la sedentarietà sono tutti fattori di rischio. Sulla genetica, a oggi non sappiamo domani se arriverà la terapia genica, quello si può fare poco, perché se ho la mamma e il papà entrambi diabetici, e con questi numeri capita spesso che entrambi i coniugi sono diabetici e i rispettivi nonni erano diabetici, è chiaro che c'è un'alta probabilità che i figli, se non tutti, diventino diabetici. Allora, se il poi campanello questi, d'allarme ci dovrebbe essere. Se poi, no, questi pesano un quintale, abbiamo fatto tombola. Allora, professor, ricordiamo che cosa succede domani, dopodomani, al Policlinico. Al Policlinico visite gratuite, chiamando il numero verde, non vorrei dare i numeri, credo 800 200 230, però è pubblicizzato ovunque. Lo stiamo vedendo, 800 200 203. 203, quindi avevo spostato il 3 di un posto, quindi 800 200 203, perché se vengono senza prenotazione si crea un ingorgo. Sono visite assolutamente gratuite, non sono visite oculistiche, non gli faremo gli occhiali, gli faremo uno screening ai diabetici. Se hai la retinopatia, vi prenderemo in carico. Devo dire con orgoglio che l'azienda Policlinico San Marco di Catania ha una delle cliniche oculistiche più grandi d'Italia, con 5 sale operatorie, siamo circa 100 medici, farmedici, specializzanti e tirocinanti a vario titolo, e non abbiamo praticamente liste d'attesa per la cataratta. La cataratta si opera in 15-20 giorni, un mese massimo. Se si devono fare le punture dentro l'occhio, che sono una terapia anche per la retinopatia diabetica, abbiamo un centro specifico sulle maculopatie dove i tempi di attesa sono intorno a una settimana. Abbiamo avuto una visita dei NAS e sono rimasti increduli facendo la verifica, dice: state imbrogliando,
perché ci avete uscito quello che volete voi, poi hanno continuato a sondare e in effetti non c'erano viste d'attesa. Allora, ricordiamo ancora l'appuntamento giovedì, cioè domani, e poi venerdì al Policlinico Rodolico. Padiglione 3. Padiglione 3, ci sono queste visite gratuite per chi ha problemi di diabete, ma certo, la retinopatia va scoperta con degli esami, con uno screening. Semplicissimi. Semplicissimo. Grazie al professore Teresio Avitabi, che è il direttore della clinica oculistica proprio del Policlinico, e prenotatevi, fate in modo insomma di prevenire quella che potrebbe essere poi una malattia che potrebbe creare grossissimi problemi. Ci fermiamo, grazie ancora, una buona giornata. Grazie a voi. E ci ritroviamo fra pochissimo. Ancora buongiorno, bentrovati a Buongiorno Sicilia, e do il benvenuto e bentrovato al dottore Giorgio Pulvirenti, medico di base, ma è un medico di base particolare, intanto perché è il più giovane medico di famiglia d'Italia e quindi è un record, c'è anche un riconoscimento che si aggiunge a tutti questi record, perché insomma 26 anni già medico di famiglia, no? Sì. E poi c'è il medico, questo riconoscimento di essere stato nominato medico dell'anno. Ora, per fare il medico serve una grande passione, no? Perché bisogna essere votati. Però per arrivare a fare il medico, io parlo con lei, giovanissimo, c'è un'altra fila, no? C'è un lungo percorso, certo, universitario, di pratica, insomma, si va in ospedale, si incominciano a muovere i primi passi, ma prima ancora ci sono i test, e ci arriviamo ai test. No, questi test che portano al numero chiuso, perché c'è il numero chiuso, ma sono utili poi per fare veramente il medico? Perché magari un test di fisica, uno si immagina, può servire al medico durante la sua attività? Una provocazione così, certo, la mia, Sì, allora il test di medicina, quindi parliamo proprio del test d'ingresso. D'ingresso dal liceo alla medicina. Credo che un test serva, ma solo per dare una consapevolezza allo studente della scelta che sta facendo. Però io andrei a riguardare un po' le dinamiche, anche come diceva lei, le materie, magari mettere delle materie più scientifiche, andare a cercare proprio un qualcosa di un collegamento diretto con la professione. Chiaro. Quindi questo sì, per quanto riguarda i numeri, su questo non mi so esprimere perché ancora non ho tanta esperienza, perché reputo anche che il problema principale sia nella parte della specializzazione, dei test della specializzazione, ma non a livello numerico, ma proprio dare più importanza a determinate specializzazioni. In questo caso, ad esempio, io sono corsista del corso di formazione di medicina generale, dove c'è una carenza notevole nel medico di famiglia. E secondo me sarebbe opportuno anche riformulare, ecco, il corso di formazione, magari rendendolo una specializzazione, magari cercando di incentivare così più colleghi a frequentare per poi un domani diventare medici di famiglia. Medico di famiglia rappresenta una figura importantissima, perché il medico di famiglia è un punto di riferimento, dal banale raffreddore alle malattie più serie, e sì, quindi serve una preparazione di un certo tipo. Come ci si approccia? Perché c'è anche un aspetto psicologico probabilmente anche nell'accogliere il paziente quando arriva nello studio, perché il paziente magari si confida. Sì. Con il medico di famiglia. Sì, io credo che la cosa più bella del medico di famiglia è proprio avere a che fare non con un caso clinico, ma proprio avere a che fare con un paziente. E il paziente è giusto ascoltarlo, è giusto visitarlo, è giusto dare un peso sia alla sua storia clinica, sia alla sua storia psicologica. E mi piace anche chiamarlo medico di famiglia, perché il medico è tutto il nucleo familiare. E quindi è un medico a 360 gradi che può aiutare e deve aiutare il paziente. Difatti, uno dei miei obiettivi principali da medico di famiglia è quello di cercare di valorizzare ancora di più questa figura, che purtroppo in questi ultimi anni è stata un po' messa di lato. Cercare di valorizzarla proprio con cercando anche di migliorare il rapporto che c'è medico-paziente. Ma la struttura attuale dei medici di famiglia, insomma, noi sappiamo che si va dal medico quando si ha necessità, si ha bisogno. Adesso io non tocco adesso la professione, però l'organizzazione attorno, perché molto spesso nei prefestivi gli studi dei medici di famiglia risultano chiusi.
E quello è un problema. Sì, c'è la guardia medica, ma la guardia medica deve affrontare quelle che sono le emergenze, diciamo, vere sul territorio. È possibile, secondo lei, cambiare questo status delle cose? Cioè, magari uno studio associato può mettere a disposizione uno dei tre, dei quattro professionisti, perché in quella giornata magari la guardia medica arriva alla fine, alla serata. Durante il giorno che cosa succede? Si va in ospedale, nei pronto soccorsi, si affollano i pronto soccorsi. Chiaro, sì, la guardia medica nei prefestivi è aperta anche negli orari diurni, quindi questo già è un ottimo risultato, però quello che ha detto lei in uno studio associato di garantire almeno uno o due medici sarebbe secondo me fondamentale, e quindi così da avere una, diciamo, una copertura globale sia tramite lo studio sia tramite la guardia medica, che la guardia medica secondo me è un punto molto importante, come diceva, per non sovraccaricare il pronto soccorso. È importante e fondamentale. Guardi, io le faccio anche un'altra osservazione. Oggi siamo nell'epoca dei social e molto spesso sui social si guarda, ci si attendono anche risposte dai social. Allora, il medico che arriva sui social può essere, diciamo, importante per il paziente, perché un consiglio, un punto di riferimento, un suggerimento per dire questa cosa si può fare in questo modo, ma fatta da un professionista. Chiaro. Io infatti ho aperto una mia pagina professionale sui social, i social principali come Facebook, Instagram e TikTok. Forse la vediamo anche se la regia... Stiamo vedendo, infatti. Sì. Ah, bene. Sì, perfetto, perché credo che i giovanissimi ad oggi non guardino più di tanto la televisione, non leggono tanto i giornali, ma sono tutti dirottati nei social. Quindi il mio pensiero è proprio quello di cercare di portare informazione, chiaramente informazioni molto semplici, basilari, ma che possono aiutare nel quotidiano anche i più giovani, o possono aiutarli sia dal punto di vista clinico, ma anche all'orientamento, se gli possono piacere appunto le materie scientifiche, il percorso del medico, nel mio caso appunto è il medico di famiglia, e quindi porto degli argomenti come la nutrizione. Abbiamo visto, forse c'era un ragazzo obeso in quella clip... Si parlava di obesità, l'attività fisica è fondamentale, chiaro, no? L'attività fisica, lo sport, e quindi sono tutte delle piccole informazioni basilari, ma che possono aiutare sia i giovanissimi, ma qualsiasi età che si sposta nei social. Diciamo che con questi consigli si indirizza il paziente, magari a una visita medica specialistica precoce, sì, medico, io vado dal medico di famiglia perché magari avverto, salendo le scale, un po' di affaticamento, posso fare l'elettrocardiogramma, posso fare la semplice visita, ma è importante poi approfondire le cause del perché si avverte un determinato sintomo. Oggi viviamo sotto stress, ne parlavamo prima di andare in onda e in diretta, è una concausa di molti disturbi, di molte patologie. Sì, infatti il medico di famiglia fa un ruolo importantissimo nello screening, perché è uno screening di primo livello. Esatto. Infatti ringrazio anche la professoressa Godi del reparto di igiene del Policlinico di Catania, che mi ha coinvolto in un progetto di ricerca sul rischio appunto cardiovascolare, perché credo che lo screening parta proprio dallo studio di medicina generale, invitando il paziente a fare gli esami del sangue, a farsi controllare anche a livello specialistico con elettrocardiogramma dal proprio cardiologo. E come diceva lei, sì, anche dal punto di vista psicologico è importantissimo, perché lo stress può portare diverse problematiche che non bisogna mai sottovalutare. Un medico di famiglia quanti pazienti riesce a seguire? Perché sappiamo che ci sono tantissimi pazienti per ogni medico di famiglia. Chiaro. Quindi è complicato, no? Questa è una bella domanda, perché credo che il massimale sia intorno ai 1500 pazienti, poi forse dipende anche dalla città o dalla regione, e credo che sia forse anche troppo alto il numero di massimale, perché non si riescono poi realmente a seguire bene i pazienti. Io ad oggi non ho questi pazienti, non ho questi numeri, e quindi riesco a seguire i miei pazienti bene, e mi auguro anche che riuscirò anche un domani avendo più pazienti. Ma il problema è che ci sono troppi pazienti o troppi pochi medici, ecco. E credo che poi questo nasca proprio dal fatto che ci sono pochi medici, e quindi ogni medico ne ha troppi. E quindi secondo me il numero, quando diventa un numero così consistente, non si riesce a seguire bene la storia clinica di ogni paziente, e questo credo che sia un fattore negativo.
diciamo, un fattore su cui cercherei di lavorare per migliorare questa problematica. Ma i giovani, per esempio, sono affascinati da questo ruolo del medico di famiglia, perché, oppure no, di solito tendono a fare altri tipi di scelte? Purtroppo sì, infatti è vista un po' come la serie B della medicina, cosa che io invece non reputo, non ho mai reputato tale. E uno dei miei obiettivi è proprio quello di, come ho detto prima, rivalorizzare questo mestiere, che credo che sia molto bello. Chiaramente tutte le parti, secondo me, della medicina, tutte le specializzazioni sono belle, però io sono attratto, ecco, dalla medicina di famiglia in questo caso, e spero che molti giovani colleghi possano prendere la mia storia ad esempio. Anche perché, come diceva lei, cioè il medico di famiglia ha un ruolo fondamentale in quello che poi è il percorso di un paziente, perché è ma è più del semplice medico, rappresenta l'amico, rappresenta una persona di famiglia proprio, perché c'è questo rapporto, si instaura un rapporto confidenziale. Ma poi è quello che ha anche il quadro completo, il quadro clinico completo di un paziente, esatto. La storia clinica a 360 gradi. La chiamano così quelli bravi, l'anamnesi. Del paziente, quindi noi stiamo facendo qui uno spot stamattina alla medicina, al medico di famiglia. Evviva il medico di famiglia, evviva diciamo. Il medico di famiglia. Grazie allora al dottore Giorgio Pulvirenti, ricordiamo il medico di famiglia più giovane d'Italia, quest'anno riconosciuto come medico dell'anno. È stata una bella emozione? Sì, non posso nascondere che tutt'oggi ancora è molto presente questa emozione, e ringrazio l'Ordine dei Medici di Salerno, l'Ordine dei Medici di Catania, con il Presidente Saggio che mi hanno accompagnato in questa esperienza molto importante. Grazie allora, ci auguriamo di vederla presto nei nostri studi. Ci fermiamo, torniamo fra qualche minuto, parleremo stavolta però della crisi, ahimè, del commercio in Sicilia. Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, adesso un'ultima ora, un incidente mortale si è verificato questa mattina nei pressi del cimitero di Siracusa, perde la vita un uomo che viaggiava sul calesse trainato da un cavallo. Un'auto li avrebbe presi in pieno e poi è fuggita. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i veterinari dell'ASP. Anche per il cavallo non c'è stato nulla da fare. La Polizia Municipale sta adesso visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona ed è caccia alla pirata della strada. Riprendiamo allora il nostro buongiorno Sicilia, lo facciamo in collegamento con Palermo, dove c'è Vittorio Messina, che è il presidente regionale di Confesercenti. Buongiorno. Buongiorno. Presidente, buongiorno. Allora, non è un buon momento per i commercianti, per il commercio in Sicilia. I dati ci dicono che stiamo vivendo un momento davvero difficile da questo punto di vista, perché il caro vita, la concorrenza della grande distribuzione, il web, perché c'è la vendita anche sul web, e poi, non ultimo, mi riferisco poi ad alcuni settori, nello specifico quello dell'abbigliamento, questa stagione anomala, cioè il caldo anomala, sta in qualche modo condizionando quelle che sono le vendite, no? Da parte dei negozi di abbigliamento. Qual è la situazione? Ci fa una istantanea, diciamo, del momento? Ma guardi, non ci siamo fatti mancare nulla, come ha ben descritto lei. La situazione sì è una situazione di estrema difficoltà, ma non è una situazione che nasce oggi. Ce la trasciniamo da diversi anni e certamente si è acuita a seguito dei colpi della pandemia, che ha dato grande spazio soprattutto al commercio online e ha determinato il definitivo cambiamento di quello che è il concetto di distribuzione, soprattutto nei centri storici. Meno esercizi commerciali tradizionali, quindi meno abbigliamento, meno calzature, meno gioiellerie e più pubblica somministrazione, mi riferisco ai bar, ai pub e ai ristoranti, con tutte le problematiche che questo cambio, diciamo così, comporta. Presidente, lei ha dato, ha indicato quali sono i settori che soffrono maggiormente in questo periodo, a parte l'abbigliamento di cui abbiamo già parlato, di cui magari parleremo. Però ci sono altri settori che sono in crisi, in difficoltà. Ad esempio, gli articoli di regalo vanno male, gli articoli per i fumatori sono in calo del 91%, ma sono in calo anche i distributori di carburanti. Ma che cosa, e le edicole,
su cui adesso la Regione sta lavorando per un progetto, diciamo, di riqualificazione, di ammodernamento, di approccio a quella che è la nuova era, senza dimenticare la funzione fondamentale dell'informazione, cioè dei giornali e dei quotidiani. Che cosa succede? Cosa sta cambiando? Cambiano le nostre abitudini anche, a parte, non solo per gli acquisti online? No, ma è un cambiamento epocale. Come tutti i cambiamenti epocali, le conseguenze vengono su tutti i settori. Quindi c'è un cambiamento del concetto di distribuzione, con un'offerta che non è più quella di una volta, e con un cambiamento conseguente dei costumi e degli usi anche dei consumatori. Pensate, la nostra è una regione dove il corredo per le figlie che andavano a sposarsi era qualcosa di importantissimo. Ecco, questi siamo passati da una spesa di circa il 20% a una spesa del 3%. Questo è diciamo così la fotografia plastica di come stia cambiando la distribuzione e di come stiano cambiando quelle che sono le esigenze dei consumatori. Oggi la tecnologia la fa da padrona, e chiaramente la fa a scapito di altri settori che chiaramente vengono, diciamo così, non mortificati, ma subiscono i colpi del cambiamento delle abitudini e del cambiamento delle esigenze. Ecco, il commerciante deve essere pronto ad afferrare questo cambiamento, perché altrimenti viene posto fuori mercato e chiaramente farà parte di questo cambiamento chiudendo la propria attività. Nel 2030, calcolate, potrebbero iscriversi al commercio appena 11.000 aziende, nuovi negozi l'anno in tutta la Sicilia. Significa davvero poca roba. E per questo, vede, il cambiamento della distribuzione comporta un problema di rigenerazione urbana. Pensate ai centri commerciali con le sale ginesche sempre più chiuse, con sempre più bar, pub e ristoranti, quindi con un centro commerciale destinato a vivere esclusivamente la sera e la notte. Quindi abbiamo un problema di rigenerazione urbana, un problema di ricostruire quella che è una proposta di offerta, con negozi che devono necessariamente specializzarsi. Devono diventare negozi di qualità, soprattutto rivolti al turista, perché abbiamo notato soprattutto negli ultimi anni che il turista ha una propensione maggiore alla spesa nei negozi fisici rispetto a quanto ne abbiano i cittadini, che si rivolgono sempre di più all'online. Quindi è un problema che va affrontato sia a livello politico nazionale, sia a livello di amministrazioni locali, perché se non si arriva a un regime fiscale agevolato, i negozi nei centri storici chiuderanno sotto i colpi di una Tari esagerata, sotto i colpi di un IMU per quanto riguarda i commercianti che hanno le mura di proprietà. Quindi c'è da rivedere il concetto di distribuzione, e soprattutto il ruolo che gli esercizi di vicinato devono continuare a svolgere nell'ambito di questo piano distributivo comunale. Presidente, i vostri associati come si approcciano a questa rivoluzione di cui lei ci sta parlando? Guardi, noi facciamo tanta formazione, perché se cambiano le abitudini dei consumatori è necessario che anche noi imprenditori, noi commercianti, facciamo la formazione che è necessaria per poter non cavalcare il cambiamento, ma per poterlo anticipare, perché il commerciante deve anticipare questi cambiamenti per non farsi trovare impreparato. È chiaro che è cambiato tutto, ad esempio pensate alle scorte di magazzino che si facevano fino a qualche anno fa e che oggi non hanno motivo di esistere, anzi porterebbero a un fallimento sicuro del commerciante. Noi come lo affrontiamo? Lo affrontiamo avendo una grande attenzione al turismo, cercando di legare le sorti del commercio a quelle che sono invece le sorti del turismo, che ancora una volta mostra grande vivacità, non solo in termini di ripresa ma anche in termini di risultato dal punto di vista commerciale. Quindi se noi riuscissimo a legare il commercio tradizionale al turismo, otterremmo certamente dei risultati che altrimenti noi non otterremmo. È chiaro che questo comporta una desertificazione dal punto di vista commerciale delle periferie delle città,
uno spostamento proprio nei centri storici, perché, ripeto, il turista facendo acquisti nei negozi del centro storico vuole vivere il centro storico, vuole vivere quella che è l'identità di un popolo che ritrova nelle abitudini, nei costumi e nell'offerta commerciale dei centri storici. Presidente, allora noi le auguriamo buon lavoro. Grazie per essere stato con noi questa mattina, in questa giornata di festa, e speriamo che il commercio in qualche modo riesca a risollevarsi. Buona giornata ancora al Presidente regionale. Grazie. Di Confesercenti, che è stato con noi, Vittorio Messina. Adesso l'almanacco del giorno e poi ci ritroviamo con le stelle, fra pochissimo. I broccoli, si sa, hanno un odore un po' sgradevole. Questa caratteristica è dovuta allo zolfo che contengono. Ma allora, come fare per non spargere in casa questo odore fastidioso? Basta cuocere i broccoli a vapore, spremendo un po' di limone nell'acqua di cottura. La più grande struttura mai creata dall'umanità è la Grande Muraglia Cinese, che si estende per oltre 21.000 chilometri, ciò equivale a circa la metà della circonferenza della Terra all'equatore. Sorprendentemente, gran parte di questa muraglia è stata costruita a mano, utilizzando materiali come pietre, mattoni e terra compressa. L'espressione di cui parleremo oggi è method to my madness, che no, non significa un metodo per la mia follia, ma si può utilizzare per introdurre un discorso ipotetico su cui ragionare insieme, traducibile con ammettiamo per assurdo. Allora, eccoci di nuovo insieme, siamo di nuovo in studio e adesso ci colleghiamo con Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno, buon caffè, buon primo novembre a tutti. grazie, caffè. Una tazzina particolare vedo, quella che utilizzi oggi per il tuo caffè. Tazzina della nonna proprio, è una tazza proprio di inizio secolo, a me molto cara proprio perché mi ricorda la nonna e le zie. Allora, adesso veniamo ai nostri giorni, perché tu stamattina ti occuperai di un campione certamente recentemente insignito dell'ottavo pallone d'oro, che è Leo Messi, e poi a un altro diciamo un suo competitor che è Cristiano Ronaldo, no? CR7. Sono queste le due facce del pallone che stamattina esaminiamo, oppure no? Ma c'è anche Haaland. Più propriamente Haaland, proprio perché mi è sembrato interessantissimo paragonare un cancro e un leone che in questo momento vivono un tempo atletico veramente molto importante. Cancro e leone sono i segni della luce, hanno come archetipo non un pianeta ma i luminari. Sole e luna sono due archetipi molto complessi nello zodiaco. Ecco qua, abbiamo Messi e abbiamo Haaland, entrambi due grandi campioni, entrambi meritevoli, ma quello che ha destato un po' di polemica è il fatto che l'ottavo pallone d'oro di Messi, che lo consacra come un grandissimo campione assolutamente, non coincide proprio con l'ultimo anno di carriera calcistica, che è stato un po' più sottotono, mentre invece Haaland si è distinto molto, ma molto di più, da bravo leone, proprio perché il leone, vi ricordo, ha avuto dei passaggi di Marte e Venere importantissimi. Vi ricordo che Marte nel calcio, negli sport in generale, è assolutamente il pianeta dominante, assolutamente entrambi meritevoli. Haaland avrà comunque, e lo predico qua, la sua parte, il suo momento di gloria. In tutto ciò volevo farvi riflettere proprio su come il fattore il fattore fortuna proprio può influenzare tutta una serie di percorsi ad altissimo livello, molto atletici. Sicuramente nel caso di Messi c'è la volontà proprio di produrre un campione assolutamente leggendario, nel caso di Haaland ci sarà spazio per lui proprio perché il leone ricollocherà la sua bravura professionale e
avrà il suo spazio più in là. In ogni caso, come vedete, al di là della preparazione atletica, la fortuna è sempre la dea bendata che bacia in fronte a volte chi è consapevole e chi un po' meno. Oggi, 1 novembre, giorno di tutti i santi, auguri a tutti e buon onomastico. È il giorno in cui la luna è in gemelli, una luna comunicativa che però non va molto d'accordo con la bella Venere in Vergine, che invece è molto più rigorista. C'è una ricerca nello zodiaco di maggiore consapevolezza. Questo accadrà per i segni d'aria e di terra, i gemelli bilanciatari un po' più filosofici, mentre invece i terra si fanno pragmatici e puntano dritto all'obiettivo. Chiaramente, se va bene a queste due categorie, i fuoco e gli acqua sono un pochettino più in difficoltà, ma più bravi gli acqua, pesci, cancro e scorpione ad ovviare alle mutevolezze di questa luna un po' troppo mentale e analitica, soprattutto nei termini in cui il cancro riesce a ricreare un obiettivo affettivo che ha a che fare con la casa, mentre invece lo scorpione è tutto indaffarato in delle nuove relazioni lavorative che lo portano sempre più lontano a essere sempre più ambizioso. I pesci prendono la palla al balzo e sembrano prendere sempre più campo proprio perché il loro Saturno si è riattivato e quindi più sicuri e più forti stanno capitanando lo zodiaco. I fuoco, leone, ariete e sagittario un po' in difficoltà con questa luna, soprattutto il sagittario che non riesce a comunicare bene, mentre invece ariete e leone si rifanno gli occhi puntando su un amore, l'ariete, e su un obiettivo ambizioso, il leone. E detto ciò, vi auguro buona giornata, buon novembre e a domani con le previsioni. Grazie Marco, buona giornata, buon caffè. Allora, prima di vedere cosa è successo il 1 novembre, non solo di insomma, recente, ma anche degli anni passati, andiamo alle agenzie, alle notizie dei giornali. Sì, c'è una bella storia che viene raccontata oggi sulla Gazzetta del Sud. Un poliziotto messinese che salva 4 bambini. Lui si è accorto che c'era questa casa dove si trovavano questi bambini che era invasa dal fumo perché era scoppiato un incendio. E appunto lui dice: per me è stato un gesto istintivo. Ad Agrigento si è precipitato in un'abitazione in fiamme portando via 3 fratellini e una sorella. Il più piccolo aveva 2 anni, pensa, e avevano anche il cane e sono stati tratti in salvo proprio da questo poliziotto. Un vero eroe. E poi ti posso anche dare una chicca per quanto riguarda invece su Repubblica di oggi gli spettacoli. Caro concerti, in un momento in cui caro vita, caro voli, caro estate, caro scuola, arriva anche il caro concerti. Record di incassi e prezzi dei biglietti alle stelle, ci sono spese ma costi così alti sono immorali, dicono, perché sarebbero aumentati, ti faccio vedere qualche numero. Allora, 1 milione di incasso è la spesa nel 2022, più 676% rispetto al 2021. Però, insomma, ci sono stati grandi eventi quest'anno, ma dicevamo anche grandi eventi però non possono giustificare questo aumento. I grandi costi. Vabbè, adesso vediamo che cosa è successo il 1 novembre, no? Di un po' di tempo fa. Comincio io dall'835. Si festeggia oggi ogni santi, fu Gregorio V nell'835 a fissare al 1 novembre la celebrazione di tutti i santi, arrivando addirittura a fare una festa mondiale tra le 8 principali del cristianesimo. Nel lussuoso Whitehall Palace di Londra, il 1 novembre del 1604 debuttò invece l'Otello, uno dei capolavori di Shakespeare. L'opera è rimasta nell'immaginario collettivo, tanto che ancora oggi con Otello ci riferiamo a qualcuno preso da una folle gelosia. Ma il 1 novembre del 1900 segna anche la nascita del Football Club di Palermo. La storia ufficiale del Palermo inizia con Ignazio Maio Pagano, giovane che aveva scoperto il calcio, stiamo vedendo per appunto la foto, in Inghilterra, e decise di introdurre questo nuovo sport nella sua amata Palermo. Il 1 novembre 1962 debutta in Italia Diabolik, il celebre personaggio creato da
Angela e Luciana Ghiussani. L'ispirazione è il flusso frenetico dei pendolari milanesi, da qui nasce l'idea geniale, un fumetto tascabile, perfetto per una lettura in movimento. Il primo novembre invece del 1993 nasce l'Unione Europea come previsto dal Trattato di Maastricht. Questo accordo introduce un Parlamento europeo più solido, la formazione di una banca centrale e getta le basi per la futura moneta unica europea. E invece nella sentenza del primo novembre del 1994 Pietro Pacciani viene condannato all'ergastolo per 14 omicidi attribuiti al terribile mostro di Firenze, lo vediamo in questa foto, questa serie di omicidi aveva gettato l'intera regione nella paura per 36 lunghi anni. Era il primo novembre del 2011 quando Mario Draghi assunse la guida della Banca Centrale Europea in un periodo di forte crisi finanziaria. L'anno successivo le sue azioni decisive gli valsero il titolo di uomo dell'anno eletto dal Times. Il primo novembre del 2018 Palau diventa il primo paese al mondo a bandire le creme solari dannose per l'ambiente con l'obiettivo di preservare la barriera corallina. Questo esempio ha già ispirato altre destinazioni tra cui Hawaii, Messico e Thailandia. E adesso chiudiamo con la musica, lo stiamo già sentendo. Primo novembre 1962 nasce Anthony Clives, il carismatico leader dei Red Hot Chili Peppers, la band che ha segnato un'epoca nel mondo del rock. Lo vediamo appunto, fondati nell'83, i Red Hot hanno raggiunto l'apice del successo con l'indimenticabile album Californication. Oggi vi proponiamo di ascoltare Other Side, dall'altra parte, una canzone che porta con sé un significato profondo, un tributo a Hile Slovak, il chitarrista tragicamente scomparso nell'88 a causa di una overdose. Dunque, Other Side, noi ci ritroviamo domani con Buongiorno Sicilia e a tutti voi auguriamo una buona giornata, un buon primo novembre. Buongiorno, buongiorno Angelo, buongiorno a tutti.